Buonasera ad Alessandro Lorenzini, calcio spettacolo, l'appuntamento consueto su Radio Sena TV del lunedì sera. Un saluto subito a Giulio Valenti, questa sera allenamento differenziato per lui, tornerà con voi naturalmente lunedì prossimo. Stasera sono io a sostituirlo per parlare di Robur Siena e della sconfitta nel derby a Pistoia, l'ennesima di questo 2017, la quinta in questo 2017, a fronte poi di una vittoria con il Prato. Parliamo di tutto questo, parleremo della situazione in classifica, parleremo del rigore dato alla Pistoiese, del rigore non dato alla Robur Siena, parleremo del futuro di questa squadra nella seconda parte della nostra trasmissione. Lo faremo insieme a voi, come sempre, 339 15 20 060 SMS e WhatsApp, potete anche mandarci messaggi attraverso Facebook Radio Siena TV, e lo faremo insieme ai nostri ospiti che ringrazio. La mia destra Massimiliano Virto, buonasera. Buonasera. La saggezza di Senio Sensi, eccoci. Buonasera. Beh, la saggezza si accompagna a capelli bianchi all'età, ho capito. Primo no. Complimento, va bene. Perfetto, e Paolo Saracini. Ciao Alessandro, buonasera. No, la saggezza era un complimento, Senio. Allora, cominciamo subito ad analizzare, riparto da Paolo Saracini mentre ci sono già alcuni sms, però volevo fare subito un giro con i nostri ospiti per parlare appunto di questa partita a Pistoia. Ci riguardiamo ovviamente anche le immagini di questa sconfitta. Paolo, sconfitta arrivata al 38esimo del secondo tempo, però lo abbiamo detto ieri durante domenica sportsera nel postgara con l'analisi tecnica di Francesco Guidarelli, effettivamente insomma, se fosse stata una gara una gara sul ring, insomma una gara di box, chiamiamola così, il Siena avrebbe perso i punti. Sì, sì, assolutamente, cioè, non c'è dubbio, la partita per come si era messa poteva anche finire in parità, poi il calcio purtroppo, per fortuna, certe volte è determinato dagli episodi, quindi poi rivedremo. Io tra l'altro la partita l'ho vista su un telefonino, quindi non l'ho neppure vista benissimo, rivedremo il rigore non dato al Siena, il rigore dato, certo, alla Pistoiese, però detto questo, ai punti la Pistoiese ha sicuramente meritato, insomma ha avuto delle occasioni decisamente più importanti delle nostre, che poi tra l'altro diciamo che forse non ci sono state, ha colpito due traverse, altre volte uomini in area che hanno calciato fuori, quindi insomma su questo non c'è dubbio, poco da discutere, c'è poco da discutere sul risultato, ecco. Senio, diciamo che il risultato rispecchia poi quello che è stato l'andamento della partita, al di là del fatto appunto che sia arrivato su un calcio di rigore a 7 minuti dalla fine, che questo ovviamente aumenti l'amarezza. Sì, forse tutti pensavamo di portarla in fondo, il primo pareggio di Scazzola sarebbe stato, ma sono stati fatti degli errori anche in questa occasione che vediamo ora del calcio di rigore, andava affrontato prima fuori, certo, aria, certo. Mi sembra Ghinassi, io lo segue parallelamente invece di affrontarlo. Ma al di là di questo, questa è ancora una squadra vecchia, nel senso che, come prima, nel senso che manca ancora di un'identità completa, perché ha un centrocampo un pochino migliore. Ieri abbiamo preso qualche seconda palla, roba da matti, era tanto che non ci succedeva, anche perché loro sono molto lenti, è una squadra lenta e a noi quelli lenti vanno abbastanza bene e abbiamo perso. Quindi una squadra ancora tutta da fare, la difesa che su 26 partite è stata cambiata anche per necessità, ma anche per scelte tecniche. Credo che si sia giocato solo 7-8 volte con la stessa formazione, con lo stesso 11, sì, e soprattutto con i due centrali di difesa che evidentemente hanno bisogno di intesa e poi vengono fuori gli errori. Insomma, mi sembra continua una serie poco tranquillizzante per tutti, ecco, per la società, per i tifosi e per la classifica purtroppo. Poi analizzeremo anche l'aspetto relativo alla classifica. Massimiliano, a mente fredda 24 ore dopo, perché insomma si è giocato alle 20:30 ieri sera, la tua analisi di questa partita, smaltita l'amarezza ovviamente per il risultato negativo. Io ero lì allo stadio e la sensazione quando si gioca tutte le domeniche, diciamo così, è che la squadra avversaria ti possa far go in qualsiasi momento, te l'aspetti, voglio dire, mentre sei lì, quindi questo è brutto, perché non vedi, non lotti come una squadra. Noi secondo me non siamo davvero una squadra nel vero senso della parola, nel senso di identità, di no? Identità, perché si gioca un po' sull'occasione, è vero che questi campionati sono
sono, è vero, vengano poi dalle decisioni, no? Certo. Le partite si decidono in quel modo lì, però io non vedo, cioè la Pistoiese ieri non era meglio di noi, perché a nomi, insomma, ecco, voglio dire, come il gioco erano lenti, come diceva Seni appunto, però ci hanno messo il cuore, la grinta, cosa che una squadra ce lo deve fare, noi soprattutto invece non si fa. Soprattutto in questa Lega Pro. A prescindere dal fatto che poi secondo me c'era qualcosa anche da rivedere a livello tecnico, io non sono allenatore, ci mancherebbe altro. Poi proviamo a parlarne. Ecco. Alcuni messaggi, ieri ennesima figura da cioccolatai, scrive Massimiliano, che si aspetta di esonerare Scazzola, addirittura subito Massimiliano è tranciante nel suo giudizio, 3 punti su 18 mi sembrano pochi. Bene Marotta, Vassallo e Gentile finché regge, il resto è inguardabile. Rigore netto per noi non dato, è a loro regalato, poi ne parliamo. I play-out sono a 4 punti, Dolci ha fallito il mercato, in realtà ne ha fatti 6, perché, anzi ne ha fatti 9 Scazzola, perché ha vinto, sì, le prime due partite. Quindi, insomma, ha fatto 9 punti in 8 partite. Esatto, quindi il computo è un po' diverso. Altri messaggi, poi torniamo a parlare appunto della partita di ieri, squadra costruita malissimo, allenata peggio, non hanno minimo di voglia, zero cuore, andate a lavorare. Luca, ovviamente poi i giudizi dopo una sconfitta sono sempre molto negativi, ovviamente. A Milano è conservata, Beppe fa un po' di ironia, la pietà Rondanini di Michelangelo, a Siena invece abbiamo il pietoso che è in buona e larga compagnia, a parte la battuta, ma Dolci che a giocatori ha portato con il quinto monte stipendi del girone, o non è buono oppure è troppo furbo, questa squadra fa veramente passare la passione, e ve lo dice uno che è dal 1961 che segue la Robur. Altro messaggio, se sabato si perde Scazzola rischia l'esonero e si riprende Colella o qualche altro. Al di là, io naturalmente invito i nostri ascoltatori a dare come sempre a darci, a regalarci il loro pensiero, cercando di contenere, insomma, un minimo di civiltà il proprio giudizio, anche se capisco ovviamente la grande amarezza per la sconfitta con la Pistoiese. Però mi sembra di capire, riparto da Massimiliano, che insomma già si traccia un giudizio sull'operato tecnico, no? In realtà questa squadra mi sembra che dopo così tante giornate si possa dire che pecca in qualcosa, in qualità, insomma, no? No, a mio modesto parere, secondo me va a finire che non era nemmeno tutta colpa di Colella, perché probabilmente lui si era accorto di avere una squadra in mano, diciamo, di non grandi fenomeni, aveva imbottito il centrocampo famoso a 5, forse faceva un po' di confusione nel mezzo, quindi dice forse era per quel motivo lì. Però prescindere da questo, secondo me, ecco, ma già l'altra volta quando sono stato qui ospite da voi si diceva la stessa cosa, Iapichino non è un terzino. Cioè Iapichino gioca da terzino, ma non è un terzino. Iapichino è bravo dalla metà campo in su, è un esterno di fascia, e lui si ostina a farlo giocare ancora in quel ruolo lì, che poi purtroppo non è in grado e può combinare anche il rigore, anche se poi non era proprio dentro l'area. Ma insomma, ci sono delle valutazioni da fare, secondo me, perché c'avevi dei giocatori, vedi Masullo, l'ha mandato via, fai giocare, improvvisi dei giocatori in ruoli non sua, e quindi rischi tutte le domeniche. Su questo aspetto Scazzola ha detto: io vedo Iapichino in quel ruolo lì perché ha un grande futuro come esterno sinistro, può, come dire, avere campo davanti, mentre se gioca esterno alto deve giocare un po' più spalle, con l'uomo alle spalle, quindi ha più difficoltà. Però l'unica occasione decente l'ha fatta Iapichino sulla fascia, facendo tutta la fascia, mettendo il pallone, poi è tirato, poteva mettere il pallone nel mezzo, ma insomma è stata l'unica azione decente che ho visto in tutta la partita. Senio, anche Gianluca, in un messaggio al 39 15 20 060, ci scrive, insomma, far fare le valigie a Dolci e Vaira, mi sembra, insomma, i tifosi abbiano, ce l'abbiano anche con, come dire, chi ha costruito poi questa squadra, al di là poi delle valutazioni che sono state fatte insieme a Federico Trani e anche insieme prima a Colella e poi a Scazzola. Senio. Sì, io dico che capisco perfettamente, l'hai già detto te, non mi ripeto, la delusione, l'amarezza, la tristezza, la preoccupazione, però attenzione, perché c'è da rompere definitivamente il giocattolo, quindi certo. Noi abbiamo l'obbligo di rimanere in questa serie, lo darei quasi per scontato, altrimenti sarebbe veramente un dramma. Quindi esprimiamo più pure i nostri concetti, però attenzione, non è che si mandi via il DS e abbiamo risolto i nostri problemi. Dobbiamo giocare con questa squadra, 28 giocatori, si tratta di trovare, e si parla dalla 26esima giornata, che fa quasi sorridere, un modulo adatto a questi giocatori. Che è un altro dei temi che proveremo a affrontare, Paolo. I difetti di questa squadra li abbiamo evidenziati anche
dopo questo derby, mancanza, approccio sbagliato, aggressività che non c'è, che poi sono i principi base in questa Lega Pro, che non ha grandissima qualità, se non forse nelle squadre che, insomma, Alessandria, Cremonese, che tra l'altro stanno giocando in questo momento, però sostanzialmente con una qualità, un livello tecnico-tattico abbastanza basso, servono poi determinazione, aggressività, cosa che il Siena in più volte ha peccato, no? Sì, ora io riprendo un attimo quello che ha detto Senio, che ha fatto una riflessione interessante, cioè attenzione, perché adesso senza allarmare nessuno, ma siamo a 4 punti dai play-out, quindi la categoria va mantenuta assolutamente. Quindi ora insomma, bisogna un attimino, cioè non siamo lontani da playoff, ma purtroppo siamo a 4 punti da playout, e i playout sinceramente, insomma, dirà che sono una lotteria, e poi questa squadra non so caratterialmente quanto potrebbe essere una adatta, situazione perché da playout, lì è toccando ferro, ci troveremo di fronte a squadre forse più abituate, squadre che partono con l'obiettivo della salvezza, cosa che il Siena, anche se nessuno chiedeva un campionato di vertice assoluto, però sinceramente qualcosa in più sì, chiedevamo. Ce l'aspettavamo. Per quello che riguarda la grinta, la cattiveria, allora io non mi sento di dire che questa squadra non si impegna, ad eccezione di un paio di partite, una ero presente a Piacenza, lì veramente inguardabili, assolutamente non scesi in campo, forse anche con la Lupa Roma e magari anche con l'Olbia in casa, qui parlo proprio di approccio alla partita. Sì. L'impegno c'è, non è una squadra forse con, come dire, un animus pugnandi estremo. Come diceva Papadopoulos. No? Esatto, questo no, e forse noi tifosi lo vorremmo vedere. Però a questo punto io ripeto, l'obiettivo immediato è quello di raggiungere prima possibile la salvezza. Raggiunta la salvezza va tirata una bella riga, e chiaramente poi andranno fatte delle valutazioni, perché bisogna essere molto onesti, il progetto tecnico al momento è fallito, certo. Perché hai preso un allenatore inizialmente con il quale avevi impostato anche un progetto, è stato esonerato, Scazzola purtroppo Scazzola è anche un allenatore che un minimo di, cioè un minimo, anche un palmarès, certo. Insomma, vinto la Lega Pro, ha vinto la Lega Pro, ha fatto un campionato in Serie B con la Provercelli più che dignitoso, però non sta facendo bene, e quindi poi i giocatori, alcuni hanno fallito, e chiaramente poi chi ha costruito la squadra che non è esente da responsabilità, come è normale che sia, no? Come è normale che sia, oneri e onori, in questo mondo non c'è niente da fare, però prima di tutto raggiungiamo la salvezza, compattiamoci, e poi dopo però sì, dovranno essere fatte delle valutazioni, dovrà essere tirata una riga, come si dice. Viva i messaggi trancianti di Max Cicci, si scrive al Muta Nabbi, lo salutiamo. Tutti gli anni offesi ai giocatori per colpa dei presidenti, ci scrive Mago, ed ancora la squadra, questo messaggio è abbastanza lungo, la squadra è stata costruita in ritardo ma soprattutto male a gennaio, non è stata migliorata e sappiamo tutti chi sia responsabile, Colella, Scazzola che hanno i loro difetti o chiunque allenasse il Siena sarebbero in difficoltà, siamo scarsi e dobbiamo convincerci, società, mister e giocatori devono racalarsi nella lotta a salvezza, questo potrebbe essere un problema, certo. Adesso però è inutile fare processi che tanto lascerebbero il tempo che trovano, qui c'è da salvarsi, altro che polemiche, se andiamo ai play-out retrocediamo, chi vuole bene al Siena veramente lo faccia venendo allo stadio, la Durio ci ha salvato dal fallimento, ha fatto altre cose buone, altre ha sbagliate, però se non ci fosse stata lei, mele, solo tante chiacchiere, forza Siena, ci scrive un nostro ascoltatore, come sempre ricordo che ovviamente noi siamo aperti alle opinioni di tutti, anche in questo caso a quelle dell'ingegnere Pietro Mele, che tante volte ha chiamato anche in questa trasmissione, come del resto lo hanno fatto gli altri interlocutori, come sempre microfoni e telefoni aperti su Radio Siena TV per l'opinione, rispettandola rispettando anche quella degli altri, per l'opinione di tutti. Altri messaggi li leggeremo nel proseguo della nostra trasmissione, però volevo ascoltare il parere e le valutazioni del tecnico Cristiano Scazzola dopo la partita di ieri sera, allora direi di andare ad ascoltarci quello che ha detto il tecnico della Robur Siena e poi torniamo in studio e magari ci guardiamo anche il rigore dato alla Pistoiese e quello non dato al Siena che siamo riusciti a recuperare, però prima direi di guardarci insieme e ascoltarci Cristiano Scazzola. Ma sicuramente il risultato non ne siamo sicuramente contenti, penso che è stata una partita equilibrata,
dove noi siamo stati un pochettino ingenui. È vero che avevamo tanti giovani in campo, però in alcune situazioni, soprattutto secondo tempo, potevamo sfruttarli meglio, essere più incisivi, siamo stati poco smaliziati. Poi è anche vero che c'era un rigore grosso come una casa su Marotta, e quindi dal darla a noi e diciamo regalarla a loro, comunque le cose cambiano. Prima di quello. Sì, è chiaro che intanto prima di quello ce n'era uno netto su di noi, poi le cose possono anche cambiare. Però sicuramente la Pistoiese ha fatto un'ottima partita, poi è chiaro che forse ha avuto un po' più di predominio, poi se contiamo le parate di Moschin, ora non me le ricordo. È normale che possiamo far meglio, su alcune situazioni come secondo tempo la palla di Vassallo, che voglio dire a tu per tu, due contro uno, non si è andati a cacciare, che è una palla gol, la palla di Naminka passa tutta la linea e che basta arrivarci, quelle sono situazioni che oggi nel calcio non ci possiamo permettere di non sfruttarle. Ha chiesto di fare il meglio possibile, di avere una crescita di un gruppo per arrivare alla fine dell'anno, chiaramente, e avere delle valutazioni più chiare sulla rosa a disposizione. Gli obiettivi è sicuramente quello di fare il meglio possibile, come da qui alla fine c'è ancora spazio, chiaramente ci devono essere ancora miglioramenti per arrivare più sopra di quello che siamo. No, vabbè. Sì, è chiaro, oggi ci mancava Campagnacci, che sicuramente è di ruolo. Oggi non avevamo Campagnacci, come quando c'è stato quelle due o tre partite del mercato che non avevamo né Ciurria né Campagnacci, e Sarri ci è entrato a fare l'esterno. È chiaro che quando stiamo bene tutti, insomma, siamo in Serie C, averne due per ruolo, due esterni ci sono. Oggi Campagnacci aveva preso una botta domenica e rientrerà da domani a fare allenamento, quindi la prossima partita sicuramente ci sarà. È abbastanza impegnativo. Sì, ma quello non vuol dire, perché poi vediamo tutte le giornate, che per dire oggi l'Arezzo ha perso, la settimana scorsa ha perso la Cremonese, quindi si può vincere e perdere contro chiunque. Poi è normale che la classifica c'è, quindi qualcosa vorrà dire, quindi non sarà sicuramente facile, come non è stato col Prato, che arrivava da due vittorie, con noi ha perso, oggi ha rivinto, quindi la Racing Roma arriva da due vittorie, quindi noi dobbiamo pensare a far bene noi, a prescindere che si chiami Racing Roma o Livorno, che sarà la settimana successiva. Allora, questa è la valutazione del tecnico Cristiano Scazzola insieme ai nostri ospiti. Io vorrei riguardare l'azione che ha portato poi al calcio di rigore, sul quale forse c'è qualche dubbio sul fischio di Sozza di Seregno, però è un po' l'emblema, riparto dal Senio Sensi, un po' l'emblema della partita del Siena, perché vedete, la Pistoiese parte dalla propria tre quarti, questo è Bellazzini che prende il pallone sulla linea di centrocampo e si fa tutto il centrocampo del Siena e entra in area di rigore. Poi sul fallo ci torniamo, però Senio, il problema è qui. Sì, non si contrasta al centrocampo, non c'è sufficiente forza o determinazione. Si lasciano, ma questa non è la prima volta. Io ho visto tantissimi gol a questo modo, in cui centrocampisti e difensori non fanno il loro ruolo. A te guarda come affiancano parallelamente, lo lasciano entrare in area. Poi il rigore c'era, non c'era, qui si tratta dei soliti fischi giusti o meno giusti. Quest'arbitro in due anni ha dato due rigori e ne poteva dare due in questa partita e forse sarebbe andata in un altro modo, ma questi sono appigli che non mi interessano, insomma. Qui veramente è colpa nostra, come tantissimi errori difensivi abbiamo visto dei gol veramente incredibili per questa serie, insomma. Certo. Che si giochi a tre o che si giochi a quattro, anzi, se mi permetti, si gioca giocando a tre abbiamo subito 21 gol in 18 gare, sì. Media 1,16. Giocando a 4 in 11 gare, abbiamo subito 11 gol in 8 gare, media 1,37. Quindi abbiamo subito un po' di più giocando a 4 che non a 3. Quindi è un problema di posizione dei giocatori, è un problema di uomini. Qualcuno diceva, mi sembra te, Iapichino, che non è un difensore, ma questo l'hanno visto. Scusa, concordo. Voglio dire, questo l'hanno visto anche un po' i ciechi. Andando proprio sul Paolo, tecnico, sì. Fermo restando, io non sono un allenatore, quindi ci mancherebbe altro. E sulla fascia destra, con tutto il rispetto, ieri forse Rondanini, come dire, ha trovato una giornata diciamo storta, ma molto storta, perché magari non provare sulla fascia destra, cioè non far giocare sulla fascia destra Stankevicius, che tra l'altro sarebbe forse nel suo ruolo, se non sbaglio, sì, diciamo, più naturale rispetto al centrale, anche perché Stankevicius, ora magari dirò una banalità, ma
gli schemi del Siena, forse lo schema principale era la rimessa di Stankevičius, che so, poteva servire, no, che qualche pericolo l'ha creato, visto che purtroppo non è che arriviamo ad avere tante occasioni, soprattutto fuori casa, capisci? Cioè, ora, non è che puoi far giocare un giocatore solo per la rimessa, però forse sarebbe nel solo ieri le due traverse sono venute da due errori di Rondanini, poi ci sono stati errori anche di altri, ci mancherebbe. Non so se avete trovato ieri, ma ieri il Siena un calcio d'angolo si è battuto per bene, è arrivato diciamo abbastanza teso sul secondo palo, ma non si è fatto una punizione a Garbo. Le rimesse laterali si davano sistematicamente a loro con le mani, cioè qui è un problema mentale probabilmente, Massimiliano, forza, anche no, perché forza, non voglio le punizioni sono state tutte battute, nessuna nello specchio da porto, perlomeno da creare un'azione, non possiamo pensare che un giocatore professionista in Lega Pro non sappia battere, o comunque non sappia dove battere, è un fatto mentale. Un problema mentale. Prima di fare una pausa, però, volevo farvi vedere. Abbiamo fatto un piccolo scoop. Mentre qui ci rivediamo l'azione che porta al calcio di rigore, che è per certi versi clamorosa, perché vedete da dove parte il giocatore della Pistoiese e arriva fino all'area di rigore del Siena e lì si affronta. E poi c'è l'intervento di Iapichino. Magari ci riguardiamo questo intervento insieme alla nostra regia, perché qualche dubbio io sinceramente ce l'ho, eccolo qua, centimetri, intervento Iapichino di Rappolo, ascoltiamo che l'intervento è sulla linea e quindi è calcio di rigore. Lui si è lasciato cadere dopo, si vede bene, si butta sì, a terra. Sì, indubbiamente, però... ecco, lo vediamo un po' da queste immagini, sinceramente la prima cosa che mi viene in mente è che forse l'assistente Martinelli dovrebbe aver avuto una visuale migliore rispetto a quella del direttore di gara. Non è molto chiaro, perché in un primo momento si è pensato che Iapichino toccasse il pallone con la mano e l'allungasse, l'abbiamo detto anche ieri sera in trasmissione, ma in realtà ostacola con il corpo l'avversario e causa il calcio di rigore. Sinceramente poteva anche non essere fischiato, non so come la pensate. Sì. Forse bastava non affrontarlo ma accompagnarlo, ce lo rivediamo, perché insomma da lì tutto quello che poteva fare era un cross, magari se lo accompagni invece di affrontarlo. Lui va a affrontarlo, incespica un po', sì, vedete lo accompagni, capisci? Il giocatore della Pistoiese calza subito il braccio. Non ci nascondiamo che non è una cosa clamorosa, forse era più un rigore quello nostro su Marotta, se si può rivedere. Rivediamo questo e poi andiamo su quello non fischiato al Siena. Senio, volevo fare riprende il piede sulla riga, non c'è niente da fare, poi lui rallenta, fa il volo d'angelo. Però c'era, secondo me, il rigore, c'è visto e rivisto anche a schermo grande, mi sembra di capire che il rigore deve essere fuori area, al limite. Ma è sulla riga, sulla riga, quindi da considerare in area di rigore. Ma non è ce lo rivediamo l'ultima volta. Al 37esimo non te lo puoi permettere di aspettare i giocatori. Guarda, ci sono tre centrocampisti, due di centrocampisti e un difensore. Lo fanno correre come se avesse i 100 metri. O lo affronti prima o a quel punto lo accompagni laterale. Se si insegna ai ragazzi, si porta fuori, se lo porti dentro o lo affronti prima o lo accompagni, lo accompagni. Allora ci guardiamo tanti messaggi, ovviamente più o meno tutti dello stesso tenore, però ci guardiamo prima di andare in pausa anche l'episodio su cui ha puntato il dito Scazzola, che in realtà non è stato inserito negli highlights della Lega Pro, ma noi abbiamo siamo riusciti a recuperarlo, è proprio uno spezzone di pochi secondi sul calcio di rigore negato al Siena, lo vedete. È un intervento su Marotta che vedete si lamenta tantissimo, che viene letteralmente travolto da un difensore. Sinceramente, qui siamo nella metà del primo tempo. Sinceramente, qui è clamoroso. Mi sembrava questo veramente un calcio di rigore clamoroso. Ma si vede anche male qui, perché da dove c'era noi, dalla curva, si vede benissimo il braccio sopra però si vede nella parte finale di questo filmato. Si vede molto bene che insomma Marotta. Non è tra l'altro un giocatore mio che si lascia tanto andare, quindi io non l'avevo, cioè l'ho visto solo una volta da un telefonino riguardandolo, ci poteva stare. Ovviamente poi gli episodi Senio cambiano una partita, siamo in ragione tempo, dell'allenatore 0-0, siamo sullo 0-0, un calcio di punizione se non sbaglio battuto bene perché lui stava sulla barriera e poi avanzò improvvisamente, se non ricordo male entra in area. Anche qui c'è da vedere se è sulla riga, se è leggermente fuori il primo approccio o se è dentro, probabilmente è anche questo sulla riga. Comunque se dai l'altro rigore questo era più clamoroso, sinceramente me. Poteva cambiare la partita, al di là del fatto che il mio giudizio insomma non sarebbe cambiato sulla partita, anche se lo dicevi non sarebbe cambiato il giudizio perché non
Paolo ci scrive: come avevo già scritto in tempi non sospetti, dovremmo lottare per rimanere in categoria. Non sono d'accordo sul non impegno dei giocatori, ma penso che siano veramente scarsi. Più che non impegno, abbiamo parlato di approccio, sì, di carattere, di determinazione, sono un po' cose diverse. Però facciamo la prima pausa su Calcio Spettacolo e poi torniamo in diretta su Radio Senato TV. State con noi. Tanti messaggi, siamo tornati in diretta su Calcio Spettacolo, Radio Senato TV, tutto sulla Robur, insieme a Massimiliano Virto, Senio Sensi e Paolo Saracini. Stiamo analizzando la sconfitta nel derby con la Pistoiese della Robur, quinta sconfitta in sei gare nel 2017, un trend negativo. Poi analizzeremo anche la situazione in classifica. Un messaggio: attenzione alla retrocessione, ci scrive un ascoltatore, quadro tecnico insufficiente per la categoria, un allenatore più sanguigno potrebbe aumentare almeno l'atteggiamento della squadra. Francamente Scazzola sembra troppo poco reattivo, alcuni giocatori, Veria e Pichino, non coprono il loro ruolo, ci scrive Giancarlo. Anche Giulio ci scrive: secondo me non si tratta di mancanza di impegno, ma i giocatori non sono adatti alla categoria, sono poco allenati, altrimenti non si spiega perché le altre squadre pensano più di noi. Poi questo è il trend, diciamo, dei tanti messaggi che ci arrivano ovviamente sul nostro telefonino 339 15 20 060, per SMS e WhatsApp. Ci scrive un altro ascoltatore: non sono assolutamente d'accordo, credo voglia dire il nostro ascoltatore, quando parlate di approccio alla gara, tolto due o tre giocatori, il resto sono dei raccattati, ci scrive il nostro ascoltatore. Penso che prima finisce questo scempio e meglio è. Roberto, insomma, giudizio molto negativo questo del nostro ascoltatore. Prima di andarci a ascoltare anche quello che ha detto Denis Iapichino alla fine di questa partita, volevo chiarire meglio questo concetto insieme a Paolo Saracini, a Senio Sensi e a Massimiliano Virto. Non abbiamo parlato di impegno, io credo che sia un problema proprio di mentalità, no, di questa squadra, che sia stata dimostrata nell'ambito di tutto un campionato. Siamo a 26 partite, questa squadra ha avuto alti e bassi clamorosi, no? Assolutamente, ma io ribadisco quello che ho detto prima, cioè non è una questione di impegno. Secondo me la squadra l'impegno ce lo ha sempre messo. Ripeto, ci sono state un paio di passaggi, soprattutto Piacenza, dove oggettivamente non era scesa in campo, però poi l'impegno c'è stato. Poi chiaramente tra l'impegno e la cosiddetta bava alla bocca qualcosa ci corre, è questo. Nessuno dice che non c'è impegno, però purtroppo poi nel calcio alla fine, ahimè, contano i risultati e i punti. Non dovrebbe essere così, ma è così, e quindi puoi dire, puoi ragionare tutto, puoi trovare attenuanti, episodi, rigori che non ti hanno dato, rigori che hanno dato agli avversari e non c'erano, però poi ti ritrovi a 4 punti dai play-out, insomma, non, cioè, e questo è. Qui da esonerare c'è soltanto tutta la squadra, lo staff tecnico, così non si va da nessuna parte, ci scrive Duccio. Beh, esonerare tutta la squadra è un po' un problema. Senio, poi ci guardiamo anche la classifica, però a questo punto direi che 5 punti di svantaggio dai playoff, 4 punti di vantaggio dai playout, credo che la matematica ci indichi, no, a cosa deve pensare il Siena. Sì, momento. Senza dubbio, speriamo che ci si mantenga in questo limbo, cioè né sopra né sotto. Perché è un limbo pericoloso, perché ho visto che le squadre sotto a noi questa settimana ci hanno dato qualche paghettina, quindi bisogna stare particolarmente attenti. A proposito di approccio o carattere, ma se ci fosse anche qualche carenza di preparazione, di fisica. Vedi una squadra molle in alcuni giocatori, la vedo molle anche da questo punto di vista. È un po' preoccupante questo, perché in dubbio. Prima con Colella dicevamo si allenano soltanto la mattina e quindi sì, non hanno acquisito ancora la velocità necessaria. Ora il ritmo è aumentato, però vedo siamo sempre un po' in ritardo e non è soltanto un problema di voglia o di capacità, credo che ci sia anche qualche problema dal punto di vista fisico. È vero, poi metti in campo Ciurria che arriva da inattività, sei costretto a far giocare Steffè che è in fase di recupero, poi c'è Campagnacci che gioca e non gioca, cioè sono i nuovi che non, certo, hanno apportato freschezza e vivacità al gioco, quindi anche questo è un handicap che dobbiamo subire. Forse non erano giocatori prontissimi. Questo può essere un altro problema. Potevo spingere, ma a
a gennaio no, cioè, devi portare gente sveglia, si cerca giocatori, si cercano, poi chiaramente ci sono tutte le sistema del mercato, però c'è stata anche qualche scelta, come dire, anche nel recente passato, ma ripeto, io non sono tecnico, ad esempio io forse su Firenze avrei pensato prima di scegliere, tra l'altro Firenze è fatto stato anche gol domenica, sì, però. No, ne ha fatti due mi pare, era uno dei pochi giocatori che saltava all'uomo insieme a Vassallo, io per esempio non l'avrei visto male anche come trequartista, vabbè, cambiando il modulo. Se non sbaglio, nell'ultima fase di Colella, Firenze è stato in panchina due o tre volte per far giocare Castiglia, che Castiglia purtroppo è stato forse l'emblema del giocatore che ha fallito di fatto fuori rosa, peraltro. Ha fallito sul piano tecnico e poi ha fallito sul piano comportamentale. E quindi, ripeto, insomma, anche qualche scelta sia diciamo tecnica dell'allenatore o anche di mercato, insomma, a me semplice tifoso non è che poi proprio mi abbia convinto molto del tutto. Massimiliano, giustamente salvezza l'obiettivo in questo momento, bisogna, come dire, cercare di compattarsi e guardare a quello, perché è troppo importante, no, poi la salvezza. Ma vedi, anche ieri io ero in curva e il tifo è stato incessante per 90 minuti, come nonostante, sempre, nonostante insomma, ecco, lo spettacolo insomma non sia stato così, ecco, così stimolante, diciamo così. Ecco. Però il tifoso si accorge che quello che si diceva prima non è la mancanza dell'impegno del giocatore, è proprio carenza forse tecnica, tattica, non lo so nemmeno io, ma comunque il tifoso è consapevole della situazione e non ha pretese di playoff. Bisogna stringersi tutti attorno alla squadra, andare allo stadio, tifare. Domenica c'è la Racing Roma che viene da un risultato positivo anche questa. Sabato, alle 14:30. E quindi è un'altra partita per noi a rischio, perché non si può sottovalutare nessuno. E quindi noi speriamo di fare che ci giri bene anche a noi una volta, se no. Allora ci andiamo a guardare la prima parte dell'analisi, la tattica a tavolino dei nostri Roberto Benincasa e Marco Maffei, che ci fanno un po' il quadro della situazione. Ve lo anticipo, non è un quadro molto positivo dal punto di vista tecnico-tattico, almeno nell'analisi ovviamente dei nostri tecnici. Ci guardiamo la tattica a tavolino, la prima parte, e poi torniamo in studio. La partita di Pistoia è stata impostata praticamente nel seguente modo. La Pistoiese si è presentata in campo con un 4-3-3 tipico di Remondina. I centrocampisti della Pistoiese erano schierati con Minotti a fare un po' il vertice basso di un centrocampo, a tre. Le due mezzali cercavano sempre di accorciare intorno alle punte e in fase offensiva la Pistoiese si presentava con due esterni abbastanza larghi e una punta a fare a volte da riferimento, a volte anche da finto 9. Una cosa particolare, nemmeno più di tanto, in fase difensiva la Pistoiese accorciava molto la squadra, stringeva molto i reparti e si presentava quasi regolarmente con un 4-1-4-1 che bloccava spesso le corsie sia centrali che esterne. Come ha risposto il Siena a questa alla Pistoiese? Il Siena si è presentato in campo con il classico, siamo sicuri abbia risposto, sì. Ha cercato di rispondere con il classico 4-4-2, esterno contro esterno nella fascia destra e nella fascia sinistra, i due mediani contro le due mezzali, Ali e Ala a cercare di fare un uno contro uno sulle fasce, dopodiché le due punte. In questa situazione Minotti ha avuto la libertà di giocare diversi palloni senza andare quasi mai sotto pressing. Noi Minotti lo conosciamo anche abbastanza bene, abbiamo visto l'anno scorso le caratteristiche del giocatore, un giocatore che il piede non l'ha male, ma il passo è decisamente lento e quando va sotto pressing è un giocatore che rischia anche di sbagliare frequentemente alcuni passaggi, per cui poteva essere l'occasione anche per mettere un trequartista ad attaccarla, a cercare di non farli fare da regia comoda, la regia comoda della squadra, e soprattutto a cercare di contrastarlo di più. Questo è un pochettino l'aspetto tattico di tutta di Pistoiese Siena, sia del primo che del secondo tempo, al di là dei cambi fatti. Ma al di là della tattica poi c'è tutto il resto. E per il resto
sarebbe meglio calare un velo pietoso. Comunque sia, in prima considerazione, Minotti ha avuto libertà totale di impostare la partita che gli è parso. Nessuna contromisura, niente da fare. Quando abbiamo un giocatore in quel tipo e soprattutto con quel modulo di gioco, con un centravanti che fa da pendolo e un altro che gli fa da regista dietro, bisognerebbe giocare perlomeno, se non siamo in grande forma, con il rombo. Però queste, sai, sono considerazioni, ogni allenatore vede le sue, noi vediamo le nostre. Noi vediamo le nostre e vediamo che una squadra che si è presentata con giocatori completamente fuori fase. Rondanini ha fatto delle cose inenarrabili, il secondo tempo, un quarto d'ora da urlo, da veramente tutto ciò che non si deve fare nel mondo del calcio l'ha fatto. Grillo entra, non pesticcia senza sapere dove cosa fare, Marotta isolato davanti senza nessun suggerimento, Iapichino fermo, restando il che e la sua qualità sono indiscutibili, e in quella posizione continua a essere il sottoutilizzato. Si è dato da fare in una progressione splendida al secondo tempo, ha fatto un 60 metri con un tiro notevole, ma questo per farti vedere che c'è lui, anche lui in quelle condizioni, ma è una condizione positiva. Perché non puntare sulle qualità dei giocatori? Perché dobbiamo inevitabilmente andare su quello che noi abbiamo, o quello che hanno fatto durante la settimana? C'è delle possibilità, delle varianti. Vassallo, che a furia di correre sulla fascia, che con la fisicità che non ha, può darsi anche abbia bisogno anche di rifiatare per certe partite, forse era meglio metterlo a ridosso delle punte. Il ridosso delle punte è un passaggio più interessante a fronte delle nostre punte. Ma cosa succede? Noi abbiamo giocato palle come? La palla più bassa alta 20 metri. Pallonate per chi non si sa, spesso prese da loro e rimortate da noi. Noi spesso durante la partita per lunghi tratti non abbiamo superato la metà campo, ma in un modo statico, non si riusciva neanche nella nostra metà campo a fare il pressing, nessuno le dettava, nessuno cercava di arrivarci, ci arrivavamo più tardi, gli altri avevano già preso lo spazio e da lì ripartivano tutte le azioni della Pistoiese, si concludevano con un cross, con un tiro, con opportunità. E quelli del Siena che cosa hanno fatto? Questo è il giudizio di Roberto Benincasa e Marco Maffei, poi ci ascoltiamo anche la seconda parte della loro analisi tecnica della tattica a tavolino. Vi volevo far vedere però una schermata. Non sono un amante dei numeri nel calcio, perché ovviamente non sono, diciamo, forse sintetizzano un po' troppo un giudizio, però se guardiamo la media punti di Colella e la media punti di Scazzola, i numeri sono questi, eccoli qua, e vedete che la media punti di Giovanni Colella è superiore rispetto a quella di Scazzola. Ora, questo qualcosa vuol dire, nel senso che comunque i dati sono questi, è anche vero che le partite sono di più, quindi ce ne sono tutta una serie di variabili, però alla fine, no, Senio, cioè alla fine sì, la matematica questa conta è la classifica, quindi qui con 1,12 e la media punti di Scazzola e 1,28 del non perfetto Colella, quindi poi la classifica si fa con questi dati qui. Se continua questo trend di Scazzola, noi chiudiamo a 45-46 punti. Basterà per... E siamo al limite. Siamo al limite. Perché Paolo e Massimiliano, vi faccio vedere, ecco, mentre ci rivediamo appunto questo confronto, però ci guardiamo anche la classifica attuale. La classifica attuale, mentre Cremonese e Alessandria sono sullo 0-0, la classifica vede il Siena in questo limbo, a 5 punti dai playoff, perché il decimo posto di Piacenza Renata è 37 e Lucchese a 37 punti, però 4 punti di vantaggio dai playout. Tutopoio e Pontedera sono, diciamo, sarebbe il Pontedera nei playout in questo momento, ma insomma questo cambia poco. E attenzione, perché i playoff, come sappiamo, sono allargati al decimo posto, mentre i playout riguardano la parte più bassa della classifica, dalla penultima alla quintultima. Quindi insomma è un po' sbilanciata sulla destra, diciamo, questa classifica, e questo è peggio per il Siena. Ma al di là di tutte queste valutazioni, 4 punti di vantaggio sono obiettivamente pochi, no? Quindi sì, guarda, io devo essere sincero, ho focalizzato bene la situazione, perché poi sa, magari
non ci pensi a retrocessione play-out. Stamattina parlavamo con Lorenzo Mulinacci, che ci sentiamo spesso dopo le partite, tanto lui è in pensione, non c'ha da fare niente, quindi beato lui, lui invece era al lavoro e mi ha fatto notare questo. Allora Gazzetta lo Sport alla mano, ho guardato e ho detto però siamo a 4 punti, cioè no, ora per dire, certo, no, hai visualizzato, chiaro, visualizzato la questa cosa. Allora è chiaro e non ci deve essere la tragedia e l'allarmismo, però ci deve essere l'attenzione a questo punto, cioè certo, meglio guardarsi dietro che davanti a questo sai punto. Sai qual è la cosa peggiore secondo me? Sì, Massimiliano. È che noi se guardi bene le ultime partite fatte dove abbiamo perso punti, ora hai levato la classifica, ma se no la riguardiamo, ecco qua. Noi si è giocato ultimamente col Pro Piacenza, con la Pistoiese, con la Carrarese, con la Lupa Roma e col Prato, e non si è fatto, si doveva fare quel diciamo salto di qualità, certo, per poter dare nella fascia sinistra, certo. Anche perché ora ti rimane Racing Roma, sabato Racing Roma, no, poi dopo poi c'è tutti sono rimaste difficili queste, figurati quelle della fascia sinistra diciamo della classifica. E i nostri ascoltatori continuano sui giudizi appunto sulla squadra, svogliata, inguardabile, senza orgoglio. La Serie D è un obiettivo facilmente raggiungibile se continuiamo così, ci scrive un nostro ascoltatore. Dolci, Vaira e Trani hanno costruito una squadra inguardabile, sono stati acquistati giocatori reduci da infortuni gravissimi, mancato arrivo di Morgia e Staff è stato il primo e più importante campanello d'allarme su questa invasione di campo e di ruoli. Ponte ha scelto l'acquirente duro, ma c'era anche Bergamini, basta con il solito chi lo volete che lo prenda al Siena, visto che anche adesso c'è un contenzioso con nuovi interessati, ci scrive Pietro. Qui si entra in una dinamica molto ampia, un capitolo ampissimo. Stiamo ai fatti, i fatti dicono che a febbraio, io questo lo ribadisco sempre perché è un concetto ribadito dagli stessi interessati, perché abbiamo anche le parole dello scorso anno di Antonio Ponte e Pietro Mele che dicevano l'arrivo dei 2 milioni di euro di Annadurio hanno salvato il Siena al fallimento. Questi sono i dati di fatto, poi è pacifico che ci sia stata tutta la querela che obiettivamente deve essere risolta dall'intervento del Tribunale delle Imprese, il contenzioso, ed è legittimo che vuole tutelare i propri interessi vada verso queste strade, però i dati di fatto, i dati contabili che abbiamo visto anche sul sito del Siena per quanto riguarda il bilancio della scorsa stagione, quelli sono. Ecco, Annadurio e questa proprietà sicuramente avranno fatto degli errori anche per certi versi pesanti dal punto di vista tecnico, vedremo quello che succederà dal punto di vista societario. Perché qui apriamo se non un capitolo che abbiamo aperto tante volte. Non so se stasera è tema. No, ho detto potrebbe anche questa, come hai detto te, cioè questa questione demandata ai tribunali. Io credo potrebbe essere risolta anche prima, perché c'è un. Tanto ormai non sono misteri, no? Sappiamo già anche i nomi, insomma, credo. E ci sono questi imprenditori interessati ad entrare nel Siena, ad acquistarlo, insomma, portati dall'ingegner Mele o forse trovati o portati anche da qualche persona molto attiva in città in ambito politico, ma su questo a me va benissimo, cioè non sono di quelli che si scandalizza se un imprenditore che potenzialmente è serio e può fare del bene alla Robuziena viene trovato da persone che navigano nella politica. No, dico questo perché tra le varie, si può dire, tanto non siamo in fascia protetta, incazzate che sono state dette all'inizio, la Duria è venuta a Siena, ce l'ha portata il PD, Valentini, Scaramelli, il Grovilli Armonioso, quando la cosa insomma è molto semplice, io ne sono stato testimone diretto, poi insomma l'ho già detto pubblicamente, se poi non credete a me potete tranquillamente parlare con Massimo Morgia che vi può dire tutto come la Duria è andata la cosa. Quindi, detto ovviamente, permettimi Paolo, come sempre finivo solo il ragionamento. Scusami, prego, finisci poi. No, detto questo, se ci sono queste persone, ben vengano avanti, vadano dalla signora Durio, parlino con lei, trattino con lei. Cioè, se sono persone che possono far bene a Siena, economicamente solide, che antepongono gli interessi della Robur a eventuali interessi personali, è benissimo. Io personalmente, ma questa è una valutazione mia di pancia, parlo a titolo di Paolo Saracini. Se fossi la signora Durio e arrivassero persone pronte a rilevare il Siena, a riprendere i suoi soldi per tanti motivi, prenderei, saluterei e poi a Siena ci tornerei a vedere il palio. Ecco. Prima volevo anche segno su questo argomento, sì, però ovviamente come sempre io dico, Radio Siena TV è un'emittente che
come dire, è aperta a tutti gli aspetti, è stato sempre così. Questo è il parere di Paolo Saracini, chi volesse replicare, ovviamente i nostri microfoni sono come sempre aperti, come è stato in passato e come sempre lo sarà, perché noi vogliamo descrivere a 360 gradi la situazione, perché a noi ci interessa poi la verità e non una opinione, permettimi Paolo. Ma all'inizio mi hai detto la saggezza, no? Ora, sì. Permettimi di dare un consiglio, poi certo. Ognuno fa quel che gli pare, l'ho anche scritto sul Mese Sport. Dobbiamo smettere di parlare di proprietà, dobbiamo smettere di parlare di contendenti, dobbiamo smettere di presentare conferenze stampa o comunicati stampa, perché questo, specialmente in certi momenti, e guarda caso nascono sempre in certi momenti, nuociono profondamente alla squadra. Allora, per carità, i media fanno il loro mestiere, però una raccomandazione, lasciamo da parte tutto ciò che riguarda la società in questo momento, concentriamoci tutti sulla squadra. Non si può cambiare di certo allenatore, a meno che ci sia una tragedia nelle prossime due o tre partite, ma cosa che io non penso e soprattutto non auspico, perché tanto voglio dire Colella scazzola. Vabbè. Quindi, per cortesia, se vogliamo bene davvero alla squadra, come tutti noi, specialmente chi si mette in contatto anche tramite WhatsApp o da altri mezzi, vogliono bene alla società, vogliono bene alla squadra. Ora c'è la squadra, è prioritario andare in campo con la decisione che dobbiamo salvare questa categoria, acquisire un po' più di cattiveria, fare scelte tecniche un pochino più. Si sta pensando ora a una rivoluzione del modulo. 4-3-3 se ne è parlato. Può anche darsi che vada bene, lasciamo lavorare, poi esprimiamo tutti, come stiamo facendo anche stasera, delle critiche, però sempre costruttive, mai distruttive. Io assolutamente. Qui ho sentito tante cose tendenti più a distruggere che a costruire. Allora, vi leggo un messaggio perché a me fa molto piacere. Credo sia insomma lui, perché non vedo qualcuno che insomma si spacci per il direttore sportivo della Pistoiese, perché ci scrive Nelson Ricci e che saluta con stima e affetto Senio Sensi. Lungi da me fare polemica, scrive con questo SMS, ma una squadra che vuole vincere, guardatevi il calcio d'inizio. Vi rendete conto? Stiamo commentando una gara con tre traverse, due rigori da una parte e uno per il Siena, più un cross di Aou, bene e male la partita l'ha spiegata perfettamente bene in casa. Io se perdo 5 partite su 6 parlo di calcio giocato, non di rigori. Un abbraccio Nelson Ricci. Io saluto, non si è parlato, però sembra sia stato detto che hai detto. Mi permetterai il grande Nelson Ricci, che saluto anch'io con affetto e stima, però noi abbiamo evidenziato l'episodio di Marotta dicendo è un episodio ma non cambia il giudizio che abbiamo sulla partita. Ripetiamo, la Pistoiese ha meritato di vincere. Stop, certo. Ma questo l'abbiamo detto, sì, lo diciamo. Assolutamente sì. Allora io direi, ricambio saluti a Nelson, con il quale abbiamo avuto anche grandi scontri, ma anche molto affetto e molta stima reciproca. Come dire, c'è la possibilità anche di avere scontri, però di mantenere comunque un rapporto assolutamente quindi buono. Quindi era lui di sicuro. Perfetto, lo salutiamo. Allora, io direi di guardarci anche la seconda parte dell'analisi della tecnica, tattica dei nostri Roberto Benincasa e Marco Maffei, e poi torniamo in studio. E se nel primo tempo le cose, bene o male, si riuscivano a tenerle, la barca si riusciva a tenerla dritta, il secondo tempo è stato veramente totalmente negativo. Imbarazzante. È stato bruttissimo, perché soprattutto per un motivo semplice. Perché non abbiamo mai cercato di aggredire l'avversario, ma cercato di andare a conquistare palle all'avversario, sempre distanti lasciando spazi, tant'è che la Pistoiese più passava il tempo e più veniva vicino alla nostra area e più tirava, e soprattutto più riusciva ad arrivare a conclusione. Con facilità soprattutto, ma questo è dato non tanto da problemi tattici, non tanto perché si era larghi, lunghi, stretti, perché questa squadra, non capisco il motivo, ma non riesce mai ad aggredire regolarmente il possessore di palla, lascia spazi dove poi gli altri ci si infilano. E che comandano poi. E che comandano. Perché, come detto prima, tutte le azioni della Pistoiese, specialmente il secondo tempo, sono partite sempre dal Minotti e si sono, diciamo, concluse con un risultato positivo, qualsiasi esso fosse, ed è stato imbarazzante. Noi abbiamo subito rete su un rigore che obiettivamente discutibile, sì.
mentre ci dicono che un rigore a favore nostro c'era, ma al di là di questo, al di qua di queste due situazioni che poi l'arbitro ha decretarle, ma noi durante la partita dove eravamo? Cioè la Pistoiese ha concluso 10 volte verso la porta, il Siena credo 1-2 al massimo, ma per certo. Cui questo la dice lunga. Il problema grosso è la distanza che c'è sempre fra l'avversario che fa la fase offensiva delle, in questo caso della Pistoiese, ma è ripetuto ormai nell'arco dell'anno, e i difensori del Siena, una distanza che non ci possiamo permettere, perché si lascia sempre la possibilità di entrare dentro area. Nessuna azione palla a terra, nessun passaggio filtrante per mettere gli attaccanti in condizione di tirare. Mi viene difficile pensare al positivo. Iapichino ha fatto una dichiarazione, ha detto non poniamoci obiettivi, no, intanto pensiamo a salvarsi, è l'obiettivo primario, è fondamentale, esatto. Perché in queste condizioni con le squadre dietro che riescono a vincere, le squadre dietro rinnovate negli elementi giusti riescono, esatto, a fare risultati uno dietro l'altro. Noi siamo in difficoltà. Eravamo anche in difficoltà con la domenica passata, nonostante la vittoria, e anche questa volta in trasferta abbiamo dimostrato di non avere sufficientemente attributi. Non vorrei dire la parolaccia, ma è così. Cerchiamo di salvarci prima possibile, se ci si fa. Salvezza prima possibile, anche il messaggio dei nostri due tecnici. Allora, gol della Cremonese. Cremonese in vantaggio sull'Alessandria 1-0, quindi in questo momento la Cremonese è seconda in classifica a 50 punti. Piccola pausa e poi torniamo per l'ultima parte di Calcio Spettacolo. State con noi. Ultima parte di Calcio Spettacolo, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini. Tanti messaggi sulla rosa, forse troppo ampia, i tifosi devono venire allo stadio, ci scrive un altro ascoltatore, e tifare Siena, perché c'è comunque un traguardo da raggiungere, abbiamo stabilito nella salvezza almeno fino a questo momento, vista la classifica che vi abbiamo fatto vedere. Allora proiettiamoci però insieme ai nostri ospiti verso la partita di sabato prossimo, lo ricordo, 14:30 all'Artemio Franchi, Racing Roma, squadra battuta all'andata 4-0, era un'altra situazione, a dire la verità anche un'altra Racing, perché è sempre l'ultima in classifica, ma viene da questo 3-2 sul Como, una squadra in questo momento temibile. Io però riparto da Massimiliano Virto, in questo momento mi perdoneranno gli ascoltatori, temo più il Siena, nel senso che purtroppo questa squadra che non riesce a avere un'identità, ha delle problematiche anche dal punto di vista tattico, come hanno evidenziato sia Roberto Benincasa che Marco Maffei, insomma c'è da, come dire, stringere i denti e portare a casa una vittoria che serve davvero come il pane sabato prossimo. Si diceva prima, oggettivamente se ripenso al girone d'andata è stata la peggior squadra che abbiamo trovato contro, perché veramente non ha dimostrato niente assolutamente la Racing Roma. Ora sì, viene da due risultati consecutivi importanti, poi si sa benissimo che quando incontrano noi si rivitalizzano tutte le squadre, quindi c'è da avere molta paura. Ecco, queste sono le immagini dell'andata dove loro è l'unico credo, gol fatto sul lancio, non fecero un tiro in porta loro, sul fallo laterale che citava prima, che citava prima Paolo, e il fatto anche di Stankevicius che non giocò per niente ieri mi preoccupa molto, perché ieri lui poteva far comodo anche sulla fascia dalla a parte destra, appunto poteva far comodo. Ecco, ha avuto, tra l'altro questo giocatore ha avuto un po' di involuzione, no? Perché è partito titolarissimo, poi ha avuto centrale, un paio di passaggi centrale, ha avuto un paio di passaggi a vuoto, era difficile vederlo sulla fascia nel 3-5-2, sinceramente, di Colella, magari nel 4-4-2 o Paolo nel 4-3-3, perché abbiamo accennato un po' l'argomento prima, si è parlato anche di un possibile cambio di modulo, può essere una soluzione? Scazzola ci ha lavorato la settimana scorsa, presumo che ci lavori anche in questa settimana, potrebbe essere una soluzione in vista poi della partita di sabato, secondo te il 4-3-3? Ma potrebbe essere, poi ripeto, al di là dei moduli, a questo punto conta forse altro. 4-3-3, sì, magari quindi con un'unica punta, Marotta e Ciurri a campagnacci laterali, campagnacci come oggi si è allenato con il gruppo.
o altrimenti anche Vassallo, che sicura che Vassallo è un giocatore, è uno forse dei pochi insieme a Firenze e a, alcune volte anche Grillo, che ha perlomeno nelle sue corde quella di saltare, di saltare l'uomo. E ragazzi, vediamo ora. Io non sono, senti, io sono, non sono un amante dei numeri e dei moduli, perché poi conta molto l'interpretazione, no? Certo. Che si dà un modulo 4-3-3, 4-4-2, sì. 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3, quanti ne volete, insomma, 4-3-2-1, ci sono. Però, però insomma, l'albero di Natale, ce ne sono tanti. Senio. Intanto abbiamo visto un gol di Firenze molto bello, giusto per agganciarmi. Dunque siamo alla 27esima partita, stiamo ancora cercando la formula giusta l'identità per vincere. Allora, voglio dire, non è colpa di certo di chi era arrivato 8 settimane fa, però insomma anche un po', perché poi i giocatori sono arrivati anche quelli un tantino in ritardo, proprio a fine gennaio, per cui c'è una serie di valutazioni che preoccupano, sì, da provare. Mi auguro che sia provato prima in allenamento questo modulo, perché sennò si entra in campo, magari si gioca sul fattore sorpresa, che vi devo dire, proviamone tutti, poi si può ripassare velocemente al 4-4-2, magari il 4-4-2 prevede due attaccanti e che bisognerebbe che non si dessero noia, come è successo ieri nelle poche palle filtranti, perché Bonino ad esempio secondo me ha un'involuzione veramente preoccupante, entrava, come entrava nel secondo tempo lo vedevamo, ora da titolare mi pare che queste partite abbia avuto qualche passaggio a vuoto, non ha fatto un granché, per cui quel ragazzotto che sarà un po' ingenuo ma che fece una cosa bellissima sulla fascia, sull'auto sinistra, scartò il suo avversario e lo mise nel mezzo, lì non c'era nessuno, e quella palla attraversò tutta l'area, lì ci doveva essere almeno due giocatori, Marotta e magari possibilmente un centrocampista o uno di fascia destra, non c'era. Secondo me merita probabilmente maggiore considerazione rispetto a un Bonino, che lo vedo un po' fermo. No, ripensavo al 4-3-3 con Marotta unica punta centrale. Marotta forse non so quante caratteristiche abbia di, per cioè, fare l'unica punta centrale. Marotta è uno bravo a manovrare, tante volte parte attenzione, palla al piede, lontano. Lami secondo me è più un giocatore in contropiedista, perché lui si vede dalle lunghe leve, però insomma poi cioè, molto giovane, insomma, forse non, magari non titolare. Vi volevo fare una domanda prendendo spunto da un altro dei tanti messaggi, mi scuseranno i nostri ascoltatori, ma non ce la facciamo a smaltirli tutti, cerco di, come dire, raggrupparli per temi. La società batta un colpo difficile in questo momento, siamo a Siena, siamo sin troppo pazienti, ma prima o poi ci sarà inevitabile contestazione. Speriamo di no, perché naturalmente speriamo che sia tamponata dai risultati. Massimiliano, però secondo te, dal punto di vista societario, come dire, battere un colpo, anche se poi sono situazioni difficili poi da capire quando si giudica dall'esterno, certo. Ma magari una presa di posizione della società, non so, un mini ritiro o qualcosa del genere, no. Come lo vedresti? Non so in questo caso che vuol dire battere un colpo. Il ritiro secondo me serve soltanto a peggiorare le cose, perché tanto crei ancora più caos, tensione, quindi la società va portata in fondo in questo modo, anche lo staff tecnico a questo punto. È inutile esonerare o mandare via il direttore sportivo o il direttore generale, non serve a niente. Credo, io sono d'accordo, bisognerebbe forse tirare le somme a fine campionato, come diceva Paolo. Tutti uniti insieme, arrivare in fondo, raggiungere prima possibile questa asticella. Vignamino forse. Insomma, Vignamino lo puoi fare, ma mandarlo via secondo me non ha. Non ci parliamo addosso, Paolo. Scusami, no, io parlo a Vignamino, cioè non sono del tutto in disaccordo con il contenuto del messaggio dell'ascoltatore, cioè ti faresti sentire dal direttore sportivo o generale o dal presidente, insomma dal dirigente del Siena, ti faresti sentire un po'? Sì, poi magari noi non ci siamo negli spogliatoi o nelle stanze e lo fanno. Io parlavo di esonero, io parlavo che chiaramente insomma quando la situazione insomma inizia a essere un po' preoccupante, senza un disfattismo, allarmismo o dramma, però insomma signori, poi se c'è qualche contestazione fa parte del gioco. Certo, cioè si ritorna all'episodio Castiglia, ti sostituisco, ora dico lui come certo. Ti sostituisco, stai giocando non bene, non hai reso, prendi fischi, stai zitto, capo basso, ti impegni per trasformare fischi in applausi e sono professionista, se esatto, certo. È normale, cioè un nostro ascoltatore, sono d'accordo, ci scrive Zeman, dice l'importante non è il modulo ma farlo bene, sono d'accordo, perché in realtà poi
il modulo è fatto da numeri, ma poi in campo insomma si fa anche un'interpretazione del modulo stesso. Senio, forse serve un po' di pugno duro della società in questa fase, secondo te che ne pensi? Ma io non so, la società mi sembra ci sia, voglio dire, cioè, anche economicamente, perché questi mi scuotono tutti i mesi, per cui sono professionisti. Insomma, il Lega Pro non è cosa semplice. E non solo il Lega Pro, anche in Serie B succede, cioè, qualche volta no, in Serie A no. Comunque dico, ci sono delle grandi squadre che sono in crisi profonda e hanno dei fior di giocatori. Noi abbiamo una squadra un po' raccogliticcia, però secondo me siamo in grado di salvarci tutti insieme, anche la società, perché no? La vicinanza della Durio, la vicinanza del figlio, la vicinanza di tanti tifosi che vogliono bene la squadra, da farla sentire. Io mi auguro non ci siano contestazioni, perché no, a questo punto non servono a niente. E mentre ero d'accordo nella contestazione verso Colella, perché i risultati erano veramente minimi, ora francamente sarebbe distruttiva e non costruttiva, non serve a niente, bisogna prendere atto che ormai la squadra è questa, la società è questa, poi tiriamo le somme a metà di maggio, se non andiamo, e io non credo, nei play-off, e quindi poi c'è da ricominciare. E questa volta la società ricomincia a maggio-giugno, ricomincia ad agosto. Tra l'altro sottopongoli questa riflessione fatta da Francesco Guidarelli, che mi trovo d'accordo, che ci ha detto in sostanza meglio, come dire, chiuderla alla fine della regular season questa stagione e programmare bene il prossimo campionato, che andare a fare assolutamente noi play-out, ma dei play-off che obiettivamente questa squadra, poi ovviamente quando se ci fosse l'occasione perché tirarsi indietro, però questa squadra effettivamente ha dimostrato in 26 partite di non poter reggere la competizione dei play-off, allora perché allungare, come dire, la stagione, che ha anche dei costi, magari perdendo tempo lo metto tra virgolette sulla programmazione dell'anno prossimo, no? Piccola postilla, attenzione, perché noi abbiamo una serie di giocatori con 3 anni di contratto, sì, e molti con 2 anni di contratto, quindi anche una eventuale revisione del parco giocatori, 28, una roba folle, passa attraverso questo tipo di problema. Questa revisione, insomma, e allora qui ci si ricongiunge a ciò che dicevamo prima, però si è detto di chiuderla e portarsi tutti al sostegno della squadra, e qui per quanto mi riguarda mi fermo. Non ho ricordo di un Siena così brutto, una annata veramente noiosa, ci scrive Rob, paradossalmente mi divertivo più con Ponte. Quando arrivo a fine settimana e gioca questa squadra, preferisco guardare un documentario, mi emoziona di più. Rob, questo è il parere del nostro ascoltatore. Sinceramente di come dire, partite noiose me ne ricordo tante anche nella vecchia Serie C, ora poi chiaramente abbiamo un po' di memoria corta quando ci guardiamo queste partite. Obiettivamente che questa Lega Pro non abbia un livello tecnico qualitativo molto elevato, no Massimiliano, l'abbiamo detto, lo osserviamo tutte le domeniche, anche non solo guardando il Siena. Io veramente con tutte le squadre che si è incontrato, ti dovessi dire che ho visto 7-8 giocatori sopra la media, poi il resto secondo me è un livello mediocre dove noi si potrebbe fare la nostra figura tranquillamente, però la differenza la fa la squadra e chi non è squadra, ecco. Forse stasera siamo anche un pochino abituati male, sì, ma questo ovviamente si aprirebbe un altro scenario. No. La società, un altro messaggio di Duccio mi pare, sì, la società ha gravi colpe decisionali strategiche, però in campo vanno i giocatori e ultimamente hanno dimostrato di non avere mordente, giocano con sufficienza e pressapochismo, però questi sono ormai, dobbiamo appoggiarli fino alla fine. Giusto, vorrei dire, questa è una riflessione interessante, ai tanti intenditori che criticavano Mendicino, che ora senza di lui siamo al buio e Marotta completamente solo. Questa valutazione non vi trova d'accordo? Non trovo d'accordo. Mendicino non ha fatto vedere niente in 2 anni, quindi che cosa ha fatto vedere? È stato la spalla di Marotta? Ma i gol che ha fatto Marotta se li è guadagnati. Ma semmai ha fatto fare gol a Mendicino, ha fatto 2 assist forse Mendicino in 18-19 partite, ma non, per carità. Ma tu l'ha sempre giocato a spalla alla porta. Ma per carità, non ho rimpianti invece per Firenze, ma parecchi. Sì. E ne abbiamo parlato. Masullo anche ho qualche rimpianto. E per me che non ha mai trovato spazio in realtà in questa stagione, già in estate doveva essere ceduto, poi è stato ceduto a gennaio. Ci guardiamo il contributo anche di Filippo Tozzi che ci fa il punto sul campionato, mentre i Cremonesi e Alessandria sono sempre sull'1-0 a favore della Cremonese, che in questo momento è al secondo posto in classifica a 50 punti. Filippo Tozzi, e poi arriviamo per la parte finale della nostra trasmissione.
La 26esima giornata del girone A di Lega Pro deve ancora dare il suo meglio. Il big match tra Cremonese ed Alessandria, infatti, è il posticipo dal cui risultato dipenderà anche l'analisi complessiva su questo turno di campionato. Le occupanti, infatti, delle zone nobili della classifica steccano entrambe. Il Livorno cade addirittura in casa per mano del Giana Erminio. La punizione di Alex Pinardi al 23esimo minuto porta i ragazzi di Albè al quarto posto in solitaria in classifica a quota 40, mentre l'altra vittima eccellente per il Giana Erminio, ovvero sia l'avversario di giornata, proprio il Livorno, perde l'occasione per riavvicinarsi o per staccare la Cremonese o per riavvicinarsi all'Alessandria, dipenderà molto ovviamente dal risultato del posticipo di questa sera. Altra vittima eccellente, dicevamo, per i ragazzi di Albè, che fuori casa hanno un ruolino di marcia da capolista in attesa del risultato di questa sera. Infatti la formazione di Gorgonzola ha a tutti gli effetti il miglior ruolino in trasferta di tutto il girone A di Lega Pro, con il record attualmente di punti raccolti lontano da casa con 25, il record di vittorie ben 7 e la miglior differenza reti assoluta con un più 8 lontano dalle mura amiche. Scivola anche l'Arezzo, che non perdeva da 6 giornate. Fatale agli uomini di Sottili la trasferta al Garilli di Piacenza contro il Pro Piacenza, a segno con una doppietta di Pesenti che si porta a quota 12 gol stagionali e il gol di Musetti, l'undicesima rete in campionato di Moscardelli, non mette in discussione il risultato per l'Arezzo che, come dicevamo, cade al Garilli. Cade anche il Como contro il Racing Club Roma, laziali due volte in vantaggio con Maitan e De Souza e altrettante volte raggiunti prima da Di Quinzio e poi da Chinellato, vera coppia d'oro per i lariani, fino al gol da tre punti messo a segno al 92esimo ancora una volta da De Souza, che firma la doppietta personale per il Racing Club Roma. Il Como rimane fermo a quota 39, mentre proprio i laziali, tra l'altro prossimi avversari dei bianconeri, con la seconda vittoria consecutiva continuano la rincorsa al Prato per cercare di evitare la retrocessione diretta. I lanieri, parlando di Prato ovviamente, si riprendono prontamente dal KO di 7 giorni fa al Rastrello e battono il Renate al Lungo Bisenzio con il gol di Moncini. Brianzoli a quota 37, ovviamente il Renate a pari punti con il Piacenza ieri vittorioso in terra sarda contro l'Olbia grazie alla tripletta di Romero. Pensate, tripletta messa a segno nei primi 23 minuti di gioco per i ragazzi di Mignani. Il gol della bandiera lo firma Pisano al 73esimo, ma come si dice in gergo, ormai i buoi erano scappati dalla stalla nella bassa zona playoff. Sconfitta interna della Lucchese in uno dei tanti derby toscani contro il Pontedera, a segno nuovamente Cabasci al 91esimo grazie ad una deviazione per il gioiellino di mister Indiani dopo un inizio di campionato molto problematico anche a livello non solo fisico ma anche di rapporti all'interno dello spogliatoio. Si tratta del quarto gol nelle ultime 5 giornate, quindi merito a mister Paolo Indiani di aver recuperato quello che di fatto è il diamante della sua rosa. Nelle zone calde della classifica, vittoria di capitale importanza per il Tutto Cuoio, che abbatte la Carrarese con i gol di Tiritiello, Berardi e Gelli. Carrarese che si era addirittura portata in vantaggio fuori casa con il gol dell'ex Frobur Simone Bastoni. Tre punti dorati per i ragazzi di Fiasconi che scavalcano proprio i marmiferi portandosi temporaneamente fuori dalle zone calde, diciamo così, dalle posizioni play-out. Sempre in chiave salvezza, infine, la Lupa Roma non approfitta del passo falso della Carrarese nel derby laziale contro la Viterbese, la spuntano i padroni di casa grazie alla rete di Dierna. Questo il menù della 26esima giornata in attesa del succulento dessert, diciamo così, costituito da Cremonese Alessandria. Nel frattempo, per la nostra consueta rubrica è tutto. Un saluto da parte di Filippo Tozzi. Cremonese Alessandria sull'1-0, quindi la Cremonese che sta conquistando il secondo posto in classifica a quota 50. Questo per completare la 26esima giornata di campionato. Ci proiettiamo sulla 27esima giornata però di campionato insieme ai nostri ospiti, facciamo il punto, abbiamo detto, della partita del Siena fondamentale di sabato 14:30 all'Artemio Franchi con la Racing Roma. Questo il programma della 27esima giornata, oltre a Robur Siena Racing, Renate Livorno, Piacenza Pistoiese, Lupa Roma Lucchese,
alle 14.30 di domenica 26 febbraio, poi Alessandria Tutto Cuoio, Como Prato, Ponte della Viterbese, Gian Erminio Olbia alle 16.30, Arezzo Cremonese e Carrarese Pro Piacenza alle 20.30. Continua questo spezzatino. Vi ricordo tra l'altro che dal mese prossimo il Siena e questo girone giocheranno tutte le gare il sabato, quindi questo girone sarà giocato il sabato nella turnazione della Lega Pro. Io continuo a non essere convinto di questi spezzatini, però questa è la mia opinione, ovviamente evidentemente è un tentativo di valorizzare questo campionato che ha tanti problemi anche dal punto di vista dell'organizzazione. Allora, siamo quasi in chiusura, facciamo un giro finale con i nostri ospiti. Parto da Paolo Saracini, mentre il nostro ascoltatore ci chiede delle giovanili, che ne pensiamo, argomento che sarebbe ampissimo. Le giovanili stanno andando, la Beretti di Signorini sta andando molto bene, qualche passo un po' più falso, lo definisco così, da parte di delle altre due formazioni giovanili, gli allievi giovanissimi, ma insomma si sta perlomeno costruendo qualcosa. Questo è un altro aspetto importante che sarebbe interessante ampliare. Paolo Saracini, cosa ci aspettiamo dalla partita di sabato? Se non altro una squadra con quell'animus pugnanti di cui parlavamo prima, no? Sì, anche perché giochiamo in casa, anche se temo che sabato, insomma, un po' l'orario, un po' il giorno, un po' anche oggettivamente la situazione. Ho paura che non ci sia molto pubblico. Io invito tutti a venire allo stadio e, come ha detto anche Massimiliano e Senio, a sostenere alla morte la squadra. Poi a fine partita, se c'è da, come è giusto che sia, se c'è da dire qualcosa di non positivo, da contestare, si farà. Però la squadra adesso va sostenuta, perché è troppo, troppo importante raggiungere, non voglio dire l'obiettivo, perché l'obiettivo forse inizialmente era un altro, anche se nessuno aveva chiesto un campionato di vertice, era forse un'annatina un po' più tranquilla e con qualche soddisfazione in più e qualche arrabbiatura in meno, ma il mantenimento della categoria è assolutamente fondamentale, certo. E quindi niente, io mi aspetto ovviamente i tre punti senza caricare oltremodo questa partita, ma dandogli ovviamente cioè l'importanza che a questo punto, ahimè, merita. Senio. Ma intanto tu hai parlato di spezzatino e purtroppo lo subiamo, ma almeno giocare alle 3 invece che alle 2:30 sarebbe già, perché a chi si dà noia la Serie B, figuriamoci, la Serie A gioca il sabato la sera, il pomeriggio tardi la sera, quindi non capisco perché alle 14:30, quindi veramente mi sembrano scelte senza capo. Si può giocare alle 15, alle 17, alle 20:45, alle 20:30, tanto non entrano in conflitto di certo questi campionati con le grandi, certo, con i grandi televisioni. Niente da aggiungere, se non tecnicamente la lupa a 20, la lupa Roma, scusate, Racing Roma, guardavo sì, da quest'altra parte, la Racing Roma ha 20 punti e noi ne abbiamo 32, avendone sprecati tantissimi, non ci dovrebbe essere, anche se si sono rinforzati con il mercato di gennaio, non ci dovrebbe essere grandissime difficoltà, però questa squadra ci ha abituato a fare prestazioni magari sopra la media con squadre tipo Arezzo e Livorno, e poi invece ci troviamo con le squadre di minore importanza a dover correre per raggrandare qualche punto. I pareggi non servono, quindi le sconfitte le abbiamo già date e mi auguro che arrivi la seconda vittoria in casa consecutiva, almeno quello in casa. Massimiliano, mi auguro. Io spero, mi allaccio senz'altro a quello che ha detto Senio, perché giustamente una partita va vinta in tutti i modi, anche perché non mi preoccupa tanto questo riquadro che vediamo, ma mi preoccupa il trittico di partite che ci aspetta dopo, perché noi dobbiamo andare a Arezzo, Alessandria e Cremonese, quindi è una cosa, questa è proprio di fondamentale importanza se si vuole respirare un attimino. Complicata per il calendario, insomma la partita diventa fondamentale. Livorno. E due in casa Livorno, poi, Cremonese e Alessandria. Sì, Livorno, sì, Alessandria e Cremonese, sì. Quindi insomma, è una cosa proprio... Il calendario non è dei più favorevoli. Pietro ci manda un altro messaggio al 3915 20 060, ci scrive: sono anni che non si deve parlare di società, il risultato è stato il fallimento e squadra nelle mani di improvvisati, continua a suonare, diceva Banfi, riferendosi a un famoso film, si fa il bene del Siena, ditevelo fra di voi a cui non basta mai. A dire la verità, come dire, di società ne abbiamo parlato ampiamente anche stasera, anche se ovviamente ho cercato di stringere un po' le fila, perché c'era da parlare, ci sono tanti argomenti, ma su Radio Senato TV sinceramente ne abbiamo parlato tantissimo,
in questi anni, fin dagli anni drammatici e tragici della gestione di Massimo Mezzaroma, ma anche prima, insomma, di società ne abbiamo sempre parlato. Anche 10 puntate, tranquillamente. Esatto, insomma, no, di puntate. Ma è un argomento importante. Un argomento interessante, e noi siamo sempre disponibili a parlarne anche con i nostri ascoltatori, come abbiamo sempre dimostrato. Allora, io ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno mandato messaggi anche tramite Facebook, WhatsApp, SMS, mi scuseranno, ho cercato di raggrupparli per tematiche, non ce l'abbiamo fatti davvero a leggerli tutti, ma insomma ho cercato di smaltirli tutti. Ringrazio Paolo Saracini. A voi, buonasera. Senio Sensi. Forza Siena. E Massimiliano Virto. Sempre Forza Siena. Ringrazio tutti voi, la nostra redazione, la nostra regia per Calcio Spettacolo, un saluto particolare a Giulio Valenti e naturalmente sempre insieme a Radio Siena TV, l'augurio di una bellissima e buonissima serata. Grazie a tutti e buonasera.